Oddio, le aspettative non sono delle migliori, visto che l'Italia comunque ha chiuso tutti i beni della Russia qui in Italia. Speriamo bene. Il Vallo di Diano si è dimostrato molto solidale, si sta dimostrando solidale in questi giorni, c'è accoglienza dei profughi e anche tante raccolte di fondi. Su questo l'Italia, come pure il Vallo di Diano, si è sempre distinta, soprattutto nell'emergenza umanitaria. Benvenuti, che dirgli, e faremo di tutto per farli sentire almeno soli. Avrebbe mai immaginato che nel 2022 si potesse combattere una guerra ancora con i soldati, le armi nelle strade, con i carri armati? No, questo no, non pensavo che nel 2022 ci potesse essere ancora tanta ignoranza. Purtroppo nemmeno la cultura degli anni ha portato a dire no alla guerra ed è davvero una cosa che rammarica tanto. La guerra non è mai una cosa buona. Per me Putin ha torto marcio, ma pure il presidente dell'Ucraina poteva evitare di coinvolgere la popolazione arrendendosi semplicemente. Sarebbe stato opportuno lavorare sull'opinione pubblica, le sanzioni e quindi fare opposizione all'interno, secondo me. Questo è quanto, la guerra non è mai una cosa buona, però la storia ci insegna che le guerre sono sempre esistite e purtroppo accompagnerà sempre l'umanità, perché fin quando ci saranno gli interessi, gli scopi e così. La Russia per quello che sta facendo di sicuro una punizione, diciamo, come si fa con i bambini quando sbagliano per far capire che sta sbagliando è giusto che ci sta. Però ovviamente sì, è anche a discapito nostro. Spero che l'unico discapito che avremo è solo quello degli aumenti e non che ci troveremo anche noi a combattere una guerra come quella che stanno combattendo ora.